この世界のメロディ。ciao ciao ragazzi e ben ritornati in un nuovo video con la vostra Vale Mangaka. E oggi siamo un nuovo acquisti anime manga. Prima di iniziare vi volevo dire una cosa molto veloce. Visto l'enorme acquisti di vecchi e nuovi volumi che ho fatto durante le settimane, non sono ancora del tutto sicura, ma dipende naturalmente dal quanto diventerà lungo il video, quanto diventerà lungo nel montaggio. Dividerò questi acquisti in due parti: la prima parte in vecchi volumi, la seconda parte in nuovi volumi. Ma non è ancora sicuro, poi lo constaterete voi durante l'uscita degli acquisti. Ma basta con le chiacchiere, andiamo subito a vedere questi acquisti che sono belle cosine. Iniziamo subito con l'uscita del dodicesimo e ultimo volume dei Cavalieri dello Zodiaco Extra, The Lost Canvas, il mito di Ade, edito dalla Planet Manga. Con questo si conclude tutta una bellissima serie che mi è piaciuto, sperando ovviamente che sia l'ultimo. Continuiamo con un'altra bella serie, un altro splatter. Sto parlando del quarto volume della Fortezza dell'Apocalisse, edito dalla Planet Manga. Come appena detto, il quarto volume mi sta piacendo, mi sta intrippando tantissimo con questi generi horror, scolastico, splatter. Mi piacciono tantissimo, non vedo l'ora di comunque di leggerlo, ovviamente. E si prosegue con il quarto volume di Siegfried e i Canti del Nibelungo, edito anche questo dalla Planet Manga. Mi sta abbastanza piacendo, non ne sono sicura, però meno male che sono pochi volumi, me ne mancano ancora due per completare tutta questa serie. Andiamo avanti con un'altra bella serie, che è questo, è uno sempre soliti generi horror, splatter e survival. È uscito il quarto volume di Magical Girl of the End, edito anche questo dalla Planet Manga. Ormai sto facendo sempre razzie di Planet Manga, non capisco il perché. È bella la serie, mi sta piacendo anche questo molto molto. Ve lo consiglio ovviamente, ve lo ricordo sempre che per un pubblico maturo, ai più piccoli ve lo sconsiglio. Però se lo volete leggere, chiedete prima il suggerimento a mamma e papà. E continuiamo con il sesto volume di Maoyu, il re dei demoni e l'eroe, che anche questo edito dalla Planet Manga, come sempre. Mi sta piacendo, diciamo, alcuni l'hanno criticato in bene e in male, però naturalmente dipende ovviamente dai gusti. Mi hanno detto che anche c'è già uscito da un bel po' di tempo, che è già finita, credo sia la serie, l'anime. Se qualcuno lo sa, che potrebbe elencarmi, se ne so, un sito dove potere vedere l'anime, me lo mettete qua sotto nei commenti, anche il link, qualsiasi cosa, così posso vedermelo e constatare direttamente di persona. Un grandissimo ritorno, una grande serie che è sempre dello stesso disegnatore di High School of the End. Sto parlando del decimo volume Triage X, edito anche questo dalla Planet Manga. Come dico, io adoro i generi ecchi con queste ragazze molto prosperose. Ho amato tantissimo High School of the End, mi è piaciuto tantissimo, anche questo mi sta intrippando di brutto. E quindi prima di leggere il decimo volume devo rileggermi tutto quanto alla serie, i rimanenti 9 volumi. Questo mi fa arrabbiare un sacco. Perché le fate prolungare le uscite troppo tardi? Perché? E continuiamo con il decimo volume di Assassination Classroom, edito dalla Planet Manga. Non so adesso quanti di voi hanno la copertina sbarluccicosa. Di sicuro il nostro caro amico Zelda Fan non ce l'ha la copertina sbarluccicosa. E io invece sì, alla faccia tua. E concludiamo con gli ultimi tre volumi vecchi, parlando sempre dei vecchi volumi. Uno seinen finalmente, che anche questo lo tengo un sacco di tempo, dopo un bel po' di tempo. Sto parlando del quinto volume di Soul Keeper, edito dalla J-Pop. Mi è piaciuto molto, mi sta intrippando questo seinen, mi sta piacendo tantissimo. Con contenta di averlo trovato, o se non mi è spiaciuto di non averlo trovato a Lucca, però chisse. E arriviamo così con altri, non un volume ma due volumi, due arretrati, come sono della Goen, parlando del quinto volume e sesto volume di Kiseishu, l'ospite indesiderato. Finalmente, dopo un sacco di tempo che è uscito il quarto volume, da mesi ormai, non speravo più le speranze che uscisse almeno il quinto volume. Poi naturalmente scopro che sono usciti entrambi i volumi, poi non so da quanto distanza. Ho visto un video del Jim che ha
trovato ovviamente il 6 e il 5, che è il sesto volume, a Lucca. Io non so come cacchio abbia fatto, però forse sono io che sono andata lì con gli occhi bendati, non li ho visti ben bene. Sono uscito, sono contenta di averli comunque trovati nel negozio, e quindi per il momento posso continuare finalmente. E arriviamo con l'ultima novità dei vecchi volumi. Sono uscita a recuperarmi anche questa volta finalmente il 13° volume di Giant Pick Up, questo edito dalla Panini Comics questa volta. Come ripeto, mi sta intrippando tantissimo Paperinik, sono contenta di ritrovarli tutti quanti i volumi e di rileggermi questa bellissima serie. E con questo si conclude la parte dei vecchi volumi, ora possiamo passare alle novità. Ho letto in giro che l'anime è molto, mi piace, è molto bello, molto carino, che prima o poi inizierò a guardarlo anch'io. Sto parlando del primo volume di Seraph of the End, edito dalla Planet Manga. Come detto, mi piace tantissimo, mi piace, è carino, l'ho un pochino sfogliato, un pochettino, non ho ancora iniziato a leggerlo, però dicono che è molto molto bello. Shonen è carino da comunque da passarci il tempo, però la trama, ho letto qualcosina che mi è molto molto intrigante. Non resta altro che leggerlo e beccatevi la trama. Un giorno un virus misterioso è apparso sulla Terra, sterminando chiunque avesse più di 13 anni. Nello stesso momento, i vampiri sono emersi dall'oscurità e hanno schiavizzato l'intero genere umano. La vita per Yuichiro Hikuya non è facile. Vive in un orfanotrofio insieme ad altri ragazzini, che vengono trattati come bestiame dai vampiri. Anche se in cattività, Yuichiro ha un grande sogno: uccidere i vampiri, tutti quanti. E proseguiamo quest'altra bella cerchia di nuovi volumi con un altro manga questa volta, che mi dicono che anche questo è molto molto bello. Questo è anche questo un altro shonen, anche molto, che è molto carino, che anche l'anime dicono che è molto molto bello. Sto parlando del primo volume della Leggenda di Arslan, edito dalla Planet Manga. Come ripeto, molto, mi intrigava moltissimo, anche la trama era molto bello. Tra l'altro è la stessa disegnatrice del nostro carissimo fumetto Fullmetal Alchemist, che a me è piaciuto tantissimo, non potendo non amare questa fumetto, questa mangaka, non potevo non amare anche questo manga, quindi l'ho voluto prendere. Vediamo che cosa mi riserva questo nuovo volume e questa nuova serie da poter leggere, e beccatevi la trama. Nel prosperoso regno di Pars risiede la capitale Ectabana, una città dalle innumerevoli bellezze e meraviglie, governata dall'indomino e terribile re Andragoras. Arslan è il giovane principe di Pars, ma non sembra proprio avere le qualità per essere un re rispettato come suo padre. All'età di 14 anni Arslan partecipa alla sua prima battaglia, la quale si conclude terribilmente. Difatti perderà ogni cosa, non potendo nulla per fermare la distruzione di quello che una volta era un regno glorioso. Ma governare è il destino di Arslan, il quale quindi inizierà un viaggio per riprendere il trono che gli spetta, aiutato da Darion, ufficiale dell'esercito del re, che ha come il compito quello di proteggere il legittimo erede dal trono. Continuiamo con un altro manga, questa volta uno seinen, e non so se volete classificarlo così, perché è abbastanza molto osé, diciamo. Forse potrebbe anche essere un altro, un hentai potrebbe anche essere, però non lo so. Sto parlando del primo volume dei Peep All, edito dalla J-Pop. Credo che l'avevano portato a Lucca, se non vado errato, mi è sembrato di vederlo. Come ripeto, è un seinen, non ho visto nella scheda che lo classificavano come ecchi, però secondo me l'ho sfogliato un po', è abbastanza, non tipo, è un po' un hentai, potrebbe anche essere classificato. Sono contenta, sono curiosissima anche di vederlo, perché che cosa si celebrerà dietro questo buco, non se nessuno lo sa, noi dovremo soltanto scoprirlo leggendolo. Quindi beccatevi la trama. Kido Tatsuhiko si è trasferito a Tokyo per frequentare una scuola d'arte. Nella sua stanza c'è un piccolo foro nel muro. In un primo momento non riesce a vedere nulla, ma una notte attraverso di esso scorge una ragazza. È così che la sua nuova vita ha inizio. E concludiamo questa serie con l'ultimo acquisto delle novità. È molto divertente, è uscito anche l'anime di questo volume, mi sta intrippando di brutto. Questa volta uno, anche questo sempre uno shonen. Sto parlando della serie dei primi 8 volumi di To Love Ru, edito dalla Star Comics. Mi hanno detto che è molto carino, avevo letto qualcosa, avevo visto un video di Master of Echi, che mi piace, è un grande youtuber, mi piace tantissimo. Avevo visto un video, mi pare un Focus On, mi pare, e dove parlava appunto di To Love Ru. Non ho voluto resistere, ho voluto comprarlo
e quindi sono curiosissima di leggere questi primi 8 volumi e di poi di continuare ovviamente di prenderli tutti quanti, e sono contenta, me lo voglio iniziare a leggere, quindi beccatevi la trama. Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7 e numero 8. Rito Yuki è innamorato perso di una sua compagna di classe, Haruna Sairenji, ma a causa della sua tremenda timidezza non è mai riuscito a dichiararsi. Mentre si ritrova a fantasticare su di lei nella vasca da bagno, all'improvviso gli piomba addosso dal nulla una bellissima ragazza completamente nuda. È Lala, un'aliena arrivata da un lontano pianeta per sfuggire a un destino che rifiuta, ovvero quello di sposarsi e diventare regina del suo mondo. Il padre, tuttavia, le ha messo alle calcagna i suoi scagnozzi con l'intento di riportarla a casa, ma la testarda principessa sembra determinata a restare sulla terra, soprattutto ora che si è innamorata di Rito. Inizia così per il ragazzo un'incredibile e folle avventura costellata di alieni, mostri e situazioni a dir poco imbarazzanti. Ok ragazzi, con questo si conclude tutti gli acquisti vecchi e nuovi volumi. Credevo forse di riuscire a metterci meno tempo, però non so, dipende da quanto diventa lungo nel montaggio, non dipende da me. Per tutte le novità, che per quelle che avete visto e anche per le future novità anteprima che usciranno, le potete ovviamente trovare nell'anteprima nel mese di novembre. Io ho visto tantissime anteprime e anche nuove uscite e sono in fremito che escano, guarda, sono troppo gasata. Per il momento è tutto ragazzi, io spero che questi acquisti vi siano piaciuti, dovrò preparare altri video ovviamente dopo di questo, quindi non vi stupite se mi vedrete sempre con la stessa maglietta, cambierò scenario, non lo so. Per il momento è tutto ragazzi, e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, ogni pollice in su è un mi piace per tutti gli acquisti vecchi e nuovi volumi, anche la mia pagina Facebook che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!